Salve carissimi amici, tutto bene? Bentornati nella soffitta di camera mia. Come avete letto nel titolo, quest'oggi è una giornata un po' particolare. Questo video non so bene neanch'io, o meglio, so cosa voglio andare a dire, ma più o meno non so cosa, come e cosa dirò esattamente. Quest'oggi è il 20° anniversario di PK. Primo numero uscito infatti nel 14 marzo 1996 e all'inizio la Disney Italia, per quello che sappiamo, era del tutto titubante. Dall'America erano giunte un pochettino di pressioni su questo tipo di formato, su questo tipo di personaggio, tant'è che avrebbe tranquillamente deciso di chiudere la serie se questa non fosse andata più che bene ed è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Questa almeno è la leggenda che si narra. In quel periodo lì avevo appena compiuto 6 anni e quindi ancora non avevo cominciato le elementari, quindi era pressoché impossibile per me leggere questo albo ai tempi. Tant'è che io conobbi PK i primi del 2000, credo, quando è uscito il volume PK I Viaggiatori del Tempo. Volume veramente magnifico, all'epoca mi aprì veramente un mondo, contenente i numeri 0, 02, 03, Evroniani, quando soffia il vento del tempo, Xadum, e in ordine inverso, i frammenti d'autunno, il numero 22, e Carpe Diem, il numero 14, e io mi innamorai totalmente di quelle storie, ideandone nella mia fantasia tantissime altre storie. Per chi non lo sapesse, per chi non mi conosce, c'è stato un momento in cui io scribacchiavo un paio di racconti e in tutto questo a farmi veramente, ad avermi segnato veramente tanto nella mia infanzia, sono stati Star Wars, Il Signore degli Anelli e PK. Cioè, unite queste tre cose e pensate cosa potrebbe venire fuori, cosa potrebbe venire fuori di totalmente epico nella mente di un ragazzino. A quei tempi però giustamente, anche se erano i primi 2000, non sapevo come recuperare, ero ancora abbastanza giovincello e quindi non sapevo come recuperare le storie. E sono riuscito in un qualche modo, non vi spiego troppo la storia, la mia genesi, le mie continue ricerche. A un certo punto, quando avevo 16-17 anni, le mie ricerche su eBay per accaparrarmi le aste, per avere più numeri possibili di PK, e alla fine ce l'ho fatta. Ah, giustamente mi manca il pezzo nel mezzo, quando è uscito il primo numero di quello che dai fan è stato ribattezzato PK Frittole, che lessi ai tempi proprio, me lo comprai in edicola, tutto bello entusiasta per il fatto che PK era tornato, era iniziato e potevo leggere nuove storie su quel personaggio che mi era piaciuto, avrebbero raccontato di nuovo le origini, quindi ero abbastanza fomentato per un reboot, che col senno di poi magari è una cosa brutta. Però ai tempi ero gasatissimo e acquistai il primo numero, rimasi un pochettino deluso e non acquistai il resto della serie. E al momento è l'unica serie che ho letto per intero 2 volte, che giusto per dire. Nonostante non l'abbia letta troppe volte per intero, ho letto singoli episodi, ok? Quindi in realtà magari l'ho letta per intero più di 2 volte tutta la serie di PKNA, non ho mai fatto una rilettura completa dal primo all'ultimo episodio. Nonostante questo, determinati episodi mi sono rimasti nel cuore e ho letto più e più volte. Non voglio fare un elenco di quali numeri non mi sono piaciuti. Mi ricordo anche quando è uscito l'idea di PK il mito. Quella serie di brossurati da edicola, io rimasi anche lì folgorato. Volevo acquistare la serie, anche se ce l'avevo già. E alla fine ho acquistato giusto i numeri che contenevano quegli episodi che erano apparsi su Topolino Magazine in edicola ai tempi. Una roba assurdissima che non avevo e quindi ho avuto modo per l'appunto di leggere. Ho acquistato l'ultimo numero perché conteneva quella che doveva essere la prima storia in fase embrionale, che non c'entrava niente con Evroniani, ma anzi, meno male che non è uscita così quella storia, perché non c'entrava veramente niente, avrebbe modificato tutto, sarebbe tutto andato in un'altra direzione. Non so per dire se è più o meno interessante, cioè sarebbe interessante andare in un mondo alternativo e vedere che storie sono state fatte a partire da quel soggetto e come si è evoluto quel pick-up. Sarebbe interessante, quasi più interessante di che cosa è venuto fuori in pick-up, universo pick-up pochi anni fa. Di Tito Faraci, che
mi ha deluso abbastanza, soprattutto perché era una storia di Tito Faraci, e di cui ho grandissima stima, e quella mi è piaciuta un pochettino meno. Comunque, al di là di tutto, adesso PK è ritornato veramente alla grande con su Topolino, purtroppo su Topolino, perché il mio amore erano questi spillati, cioè nonostante li abbia recuperati dopo, sono totalmente innamorato degli spillati, tanto che mi piacerebbe per l'appunto rivedere le nuove serie di spillati, ma mi accontento purtroppo dei Limited Deluxe Edition, veramente molto molto belli, lassù, lassù li ho, tutte le volte che devo indicare qualcosa è sempre lassù, perché ho tutto in alto, quindi è un gran casino. Comunque, tanti auguri PK, ho fatto questo video un po' in estemporanea, avevo poco tempo perché veramente ho altri pensieri per la testa che stanno succedendo un po' di cose, una cosa in realtà sta succedendo e quindi sono abbastanza preso da quella e voglio finire di fare quella roba lì. E quindi, però mi sembrava giusto fermarmi un attimino e fare un video cattura views, no, al di là di questo, che ci potrebbe stare. Che no, ma non ho la monetizzazione sul canale, quindi non serve veramente niente fare un video cattura views. Comunque, al di là di questa parentesi, così, PK è una serie che a me è rimasta nel cuore. Per chi non l'ha letta, veramente deve recuperarla. È stato forse uno dei punti, uno dei grandi picchi degli anni 90 disneyani, che è andata un po' a rovinarsi nel finale con PK Frittole. È un pochettino quell'inconcludenza che era dovuta dal fatto che le trame erano abbastanza ampie e ci voleva tempo per gestirle di PK2, che è fallito fondamentalmente anche per questo. Ed è un vero peccato perché le trame che Artibani sta tessendo su quella che è PK nuova era, cioè potere e potenza, gli argini del tempo, il raggio nero e tutto quello che ne uscirà, a me stanno piacendo, ma mi sarebbe piaciuto già leggerle ai tempi, magari vedere un pick up che non so se sarebbe mai interrotto, sarebbe stato veramente, veramente un sogno. Al di là di questo, tanti auguri PK, se potete recuperatelo tramite i PK Giant, perché almeno lo vedete in maniera più grande di quanto lo abbia letto io, e niente, ci vediamo al prossimo video del canale.